campionato di Serie A Beretta maschile. Dopo lo stop forzato della scorsa settimana, le due squadre tornano in campo per quello che a tutti gli effetti un vero e proprio scontro salvezza. Le due compagini divise da un solo punto in classifica, ricordiamo il singolo a 3 punti, mentre il Fondi a 2, cercheranno questa sera di ottenere a tutti i costi la vittoria, considerando che poi si tornerà a giocare tra 2 settimane per la sosta nazionali. Abbiamo parlato in apertura della sfida a suon di gol tra Vulic e Ladakis. Il croato della Banca Popolare Fondi condivide le 60 reti in campionato con Albin Jarlstam della Junior Fasano, mentre il centrale greco in forza alla Santarelli Cingoli è a quota 53 gol, quindi sarà un bel match questa sera. Ci auguriamo anche sotto quel punto di vista. Nelle ultime 6 sfide tra le due squadre il record fa registrare 5 vittorie a favore di Cingoli, un pareggio e 3 vittorie per Fondi. Quasi tutto pronto qui al Palasport, come vedete dalle immagini le squadre sono già sul terreno di gioco. Allora andiamo a leggere le formazioni partendo dalla squadra ospite, il Cingoli che si presenta a questo appuntamento con il numero 13 Javier Ansaldo, numero 20 Mario Gentilozzi, numero 18 Paolo Latini, numero 6 Nicolò Garroni, numero 11 Lorenzo Chiaraberta, numero 8 Ivan Antic, numero 4 Emmanuel Ladakis, numero 15 Alessandro Rotaru, numero 2 Giacomo Vincoletto, numero 10 Filippo Mangoni, numero 3 Hakim Yaziri, numero 19 Diego Strappini, numero 33 Davide Cirilli, numero 23 Nicola Evangelisti, l'allenatore del Cingoli Sergio Palazzi. Risponde il Fondi con il numero 12 per Paolo Antogiovanni, numero 11 Luigi Arena, numero 3 Francesco Cascone, numero 2 Antonio Ciccolella, numero 6 Piero De Benedetto, numero 19 Luca Macera, numero 7 Alessio Miceli, numero 39 Gabriel Monreale, numero 17 Nestor Pennacchio, numero 24 Daniele Ponticella, con il numero 32 Vincenzo Rutuno, numero 31 Maxim Voliuvaz, numero 44 Ivan Vulic, numero 14 Dario Zanghirati, numero 88 Luciano Zizzo, numero 22 Stefano De Torre. L'allenatore del Fondi è ovviamente Giacinto De Santis. Ricordiamo anche quella che è la coppia arbitrale di questa sera, composta dei signori Riello e Panetta. Quasi tutto pronto dal Palasport, si attende solo il fischio da parte degli arbitri. Nel frattempo ne approfittiamo per andare a elencare quello che è l'elenco di questa 10ª giornata di andata del campionato di Serie A Beretta maschile. Si è giocata la sfida alle 16.30 tra Albato Siracusa e Epan, poi si giocherà questa delle 18 tra Banca Popolare Fondi e Santarelli Cingoli. Rinviati invece i match tra Raimon Sassari Bolzano, Ego Siena Bressanone e Acque Sapone Junior Fasano Pressano. Poi c'è il match delle 19, quello tra Conversano e Alperia Merano, e infine il posticipo delle 20.30 tra Cassano Magnago e Molteno. Le squadre sono disposte in campo, sarà probabilmente il Cingoli ad attaccare, ad effettuare il primo attacco della partita. Cingoli in tenuta classica, maglia nera e pantaloncini neri, Fondi in tenuta casalinga rosso-blu. Aspetta il fischio dei direttori di gara, tutto pronto, si comincia. Iniziata la sfida tra Banca Popolare Fondi e Santarelli Cingoli, con la squadra marchigiana ad attaccare da destra a sinistra dei vostri schermi. Antic, centrale, si appoggia su Ladakis, ancora Antic, Ladakis, su di lui Arena, lo scarico ancora per Ivan Antic che se ne va e mette il pallone dentro dell'1-0 dopo 35 secondi. Ivan Antic fa 1-0 per Cingoli, quindi che si è portato in attacco. Fa girare il pallone con De Benedetto per Arena. Arena, Vulic, De Benedetto, il tiro di De Benedetto, palla ampiamente fuori dalla porta difesa da Javier Ansaldo, riparte Cingoli, Antic per Strappini che mette un bellissimo pallone dentro del 2-0, subito break per la squadra ospite dopo nemmeno 1 minuto e 30 secondi di gioco nel corso di questo primo tempo. De Benedetto, Zanghirati, si appoggia su Vulic, uno dei più attesi questa sera, l'abbiamo detto già in apertura, insieme alla Dakis, il bomber del Cingoli. Arena, De Benedetto, si appoggia su Vulic, poi Zanghirati,
difende bene Cingoli, però arriva il tiro di Ivan Vulić, va a mettere il pallone alle spalle di Javier Ansaldo e fa 2-1. Vulić trova la prima rete personale e della Banca Popolare Fondi. Il fallo qui dai 9 metri fischiato a favore della Santarelli Cingoli. Strappini si appoggia su Antic che poi gira per Rotaru. Antic, Ladakis, ancora Rotaru, il destro di Rotaru, la buona risposta di Maxim Bogliuaz. Può ripartire adesso l'HC Fondi. Luigi Arena, Piero De Benedetto, le finte di De Benedetto, il palo sfortunato qui, poi la palla che termina tra le mani di Nicolò Garrone. Ripartito Cingoli, Antic a liberare Ladakis, il destro, la traversa, un altro palo. Il primo da una parte, il secondo dall'altra. Fortunato anche qui Cingoli. Traversa di Ladakis, qui il tiro murato dalla difesa in maglia nera su Ivan Vulić, ma al Fondi che rimane in zona di attacco. Bella partita questi primi 3 minuti, le squadre sono partite subito forte. Arena, il tiro di Arena, palla sporcata, arriva comoda tra le mani di Ansaldo, poi il fallo di Cascone, fischiato ed è ripartita la Santarelli Cingoli. Antic, Rotaru, ruba per un attimo il pallone Arena che poi però lo perde, quindi ancora la formazione marchigiana, lo sfondo qui di Rotaru. E allora Fondi con Vulić, Arena nello stretto, i due si scambiano il pallone, poi Vulić a spazio per avanzare, Arena perde per un attimo il pallone, poi viene messo giù. Vediamo cosa decreterà la coppia arbitrale. Riallo Panetta, semplice 9 metri. Fondi in possesso del pallone, Zanghirati si appoggia su De Benedetto. Poi si scambia di posizione con Vulić, De Benedetto quindi in posizione centrale a dialogare con il croato. Ancora De Benedetto, Arena, si fa vedere Cascone, servito da De Benedetto, Vulić, ancora De Benedetto, le finte dell'argentino a River Plate, poi Vulić, Arena, non ci sono spazi per andare alla conclusione, li sta cercando la squadra di De Santis che però adesso perde il pallone, ma c'era stato un fallo fischiato dai direttori di gare, quindi ancora 9 metri, ancora Fondi in possesso della palla. Arena, De Benedetto, si fa vedere ancora Francesco Cascone, Ivan Vulić, De Benedetto perde il pallone, ne approfitta Cingoli con Antic che lancia Filippo Mangoni che però si lascia ipnotizzare da Maxim Bogliuaz. Bell'intervento del portiere ucraino della Banca Popolare. Fondi che si è riversato in attacco, Vulić ha l'opportunità di andare a pareggiare adesso la squadra di De Santis. Che fa girare con calma il pallone De Benedetto, Vulić, ancora Piero De Benedetto, si appoggia su Luigi Arena. Sui 6 metri a difendere Cingoli che si muove molto bene. Arena, le finte di Arena, la grande risposta di Javier Ansaldo. Ripartito Cingoli con Rotaru, perde per un attimo il pallone e quindi permette al Fondi di ripiegare bene in difesa. Cingoli che deve far ripartire l'azione, qui il fallo fischiato su Alessandro Rotaru che è stato messo giù e ci sarà un 7 metri a favore della Santarelli Cingoli. È arrivato anche un giallo per Piero De Benedetto, se non abbiamo visto male. Fatto sta che adesso è sfida Antic contro Bogliuaz, la traversa di Ivan Antic che ha preferito la potenza alla precisione e si salva qui la Banca Popolare quando sono trascorsi poco più di 6 minuti in questo primo tempo. Il risultato è sempre a favore di 2-1 a favore della Santarelli Cingoli. Vediamo che le due squadre non sono potute scendere in campo nella scorsa giornata a causa di diverse
positività confermate al Covid-19 hanno entrambe una partita da recuperare, dicevamo, il Cingoli contro il Bressanone e il Fondi contro Cassano Magnago. Fondi in possesso del pallone, qui brutta palla persa dalla squadra di Giacinto De Santis, allora il Cingoli ne approfitta, può andare a fare male ora alla difesa di Fondi, fermato Antic dal muro di maglie rosso-blu, 9 metri battuto, ancora Antic con il pallone tra le mani, all'indietro per la Dakis che tenta la conclusione ma la palla termina alta e si salva ancora la Banca Popolare Fondi che adesso dovrà approfittare dei troppi errori in fase di attacco del Cingoli. Qui spara alto Arena ma c'era stato il fallo precedentemente fischiato dai direttori di gara, quindi 9 metri a favore della formazione di casa. Bulic, Arena, De Benedetto si appoggia su Dario Zanghirati, circolazione palla della squadra allenata da coach Giacinto De Santis. Bulic, Arena su Bulic che poi con il destro mette la palla alle spalle di Ansaldo e fa 2-2, ristabilita quindi la parità nel punteggio. Rotaru, Ladakis, il destro di Ladakis, controlla con lo sguardo e con la manona Voliuvaz, pallone tra le mani di Fondi che è ripartito in attacco. Arena, il tiro di Arena viene sporcato, viene messo fuori, anzi no, noi ci era sembrato di vedere una deviazione, gli arbitri non sono stati dello stesso avviso. Qui pallone perso in attacco da Cingoli, Ponticella, i suoi però erano fermi e allora si è appoggiato all'indietro Daniele Ponticella, l'ex capitano del Gaeta. E la Santarelli Cingoli adesso si è disposta in difesa sui 6 metri, pronta ad aspettare la controffensiva della Banca Popolare Fondi che fa girare il pallone con Bulic, Cascone, poi Arena, De Benedetto su un Cascone pescato sui 6 metri, splendidamente da De Benedetto, trova il primo vantaggio del match Fondi, 3-2 e più uno per la squadra di Giacinto De Santis. Nel frattempo subito un 9 metri a favore di Cingoli, il fallo di Cascone su Emanuele Ladakis, è arrivato anche il giallo per il numero 3 di Fondi, e quindi è il secondo ammonito tra le fila rosso-blu dopo Piero De Benedetto. Antic, Rotaru, fa girare il pallone il Cingoli, si fa vedere Antic, Ladakis, Rotaru a liberare Mangoni che perde il pallone, non particolarmente concentrato in questo frangente Filippo Mangoni che ha perso un brutto pallone, ne approfitta Fondi che è ripartito. Arena all'indietro, ha provato a servire Nestor Pennacchio, il fallo però su Arena e quindi 9 metri a favore del Fondi, viene chiamato il cambio palla. Si riprende a giocare, è arrivato il fischio arbitrale e il Fondi con il pallone tra le mani, De Benedetto sempre sui 6 metri Cingoli, giro palla del Fondi, è entrato anche Luciano Zizzo. Brutto pallone perso qui e Mangoni questa volta non sbaglia, chiedo scusa, comunque non si trattava di Zizzo, mio errore, si trattava di Ivan Bulic. Fatto sta che il Cingoli è andato a pareggiare per 3-3 il risultato. Altra brutta azione in attacco di Fondi, Ladakis è ripartito già a Cingoli, il tiro da parte di Rutaru, c'è stato però un brutto fallo. E giustamente gli arbitri hanno sanzionato un 7 metri a favore della Santarelli Cingoli. Ancora Antic che si porta sulla linea di battuta, il primo tiro dei 7 metri l'ha sbagliato prima contro Voliuvaz, ha saltato il pallone di potenza contro la traversa, il pallone si è impennato, è terminato fuori. Questa volta non sbaglia però Ivan Antic che con due finte
inganna Maximbo Liuvaz. A giocare con il fondi che attacca, fondi in priorità numerica, 6 uomini contro 7 a causa della 2 minuti aperti a Cascone. Perde un brutto pallone arena qui in attacco, Cingoli lo recupera subito, però preferisce ragionare con calma, respirare. La squadra allenata da Sergio Palazzi. Antic si riversa in attacco Cingoli. Antic a pescare sui 6 metri con un bel pallone, numero 33, Davide Cirilli, che però trovandosi poi a tu per tu con Voliuvaz ha sparato fuori. Sempre 4-3 quindi a favore del Cingoli. Adesso il Fondi che ha l'opportunità di andare a pareggiare l'incontro, di portare il risultato sul 4-4. Bulic si fa vedere, Zanghirati che viene servito. Arena si appoggia su Pennacchio. Bulic, De Benedetto, ancora De Benedetto, il tiro di De Benedetto quasi in caduta, gol convalidato, quindi 4-4 e la pareggiata alla Banca Popolare Fondi con Piero De Benedetto che con un bel tiro in caduta ha trafitto Javier Ansaldo, riparte subito dopo l'errore in attacco Fondi, l'errore di Cingoli, e ne approfitta Vulic sui 6 metri, non sbaglia contro il portiere avversario, va a mettere dentro il pallone del 5-4 più 1, ha rimesso la freccia alla squadra di De Santis. La Dakis, giro palla del Cingoli, adesso è il Fondi che si difende. La Dakis, Rotaru, Antic, pescare sui 6 metri, Diego Strappini, pivot classe 92 del Cingoli, arrivata l'ammonizione per Arena per il fallo commesso poc'anzi, ed è 7 metri, ancora Antic per il Cingoli. Un errore, una conclusione andata a segna per lui fino a questo momento dei 7 metri, e questa volta si ripete e mette il pallone sotto l'incrocio, 5-5. Il Cingoli che ritrova la parità grazie al suo numero 8, Van Antic, classe 1998. Nato in Croazia, 190 cm per lui, 94 kg. Lui che è un ex giocatore del Tongeren, squadra che milita nella massima serie di pallamano belga. 14 sul cronometro in questo momento, Fondi in zona di attacco. De Torre è entrato nel frattempo, lo vedete con il pallone tra le mani. Capitano di Fondi ha fatto girare il pallone, De Benedetto, serve proprio De Torre che va all'indietro per Bulic, prova a trovare gli spazi, la squadra di De Santi lo fa con Piero De Benedetto. Argentino va a mettere il pallone alle spalle di Ansaldo e fa più uno per Fondi, 6-5 quindi il risultato. Cingoli però è già in attacco, attenzione Garroni, Ladakis, e qui Ladakis si è alzato quanto basta per andare a mettere un siluro dal nulla dietro Maximbo Liuvaz. Ladakis che è stato uno dei colpi più importanti questa stagione per il Cingoli, lui che è di nazionalità greca, classe 96, 2 metri d'altezza per 105 kg, pensate un po', ha giocato nella massima competizione greca, nel massimo campionato greco di pallamano, ha partecipato nel 2018 anche alle qualificazioni mondiali della nazionale della Grecia.
il fondo in attacco, perde un brutto pallone, non si è concretizzata l'azione, poi però il recupero di De Benedetto che a porta sguarnita perché Ansaldo era leggermente avanzato fuori dalla linea dei 6 metri, ha messo il pallone dentro del 7-6, quindi nuovamente più uno per la Banca Popolare Fondi. Vincoletto, preso posto in cabina di regia al sostituendo Ladakis, Antic, il tiro di Antic, ancora la traversa per il croato. Palla viene rimessa in gioco, si è disposto già in difesa Cingoli che aspetta adesso l'avanzata della Banca Popolare Fondi. De Torre, De Benedetto, Arena nelle vicinanze con Zanghirati. De Benedetto dà le indicazioni ai suoi, in particolare a Cascone, di fare movimento per creare gli spazi in attacco. De Benedetto, Pennacchio a tagliare l'area e poi Arena trova il pertugio, trova lo spazio, ci si infila e non sbaglia Luigi Arena. 8-6, arriva il primo break dell'incontro per Fondi, qui Mangoni. Il fallo però in attacco, c'è stata un'irregolarità fischiata contro Cingoli. Ora Fondi ha l'opportunità di portarsi sul più 3 con questa manovra di attacco, vediamo se così sarà. Siamo giunti nel frattempo al 17° minuto. Nel corso di questo primo tempo, Fondi in possesso di palla, Cascone, De Torre, Arena. Il destro di Arena con la mano di richiamo Ansaldo, ottima parata, fa ripartire subito i suoi con Garroni, si appoggia su Strappini, perde il pallone però Cingoli, la palla è terminata fuori e quindi il Fondi non può usufruire del contropiede veloce, ha dovuto rimettere in gioco il pallone della squadra di De Santis. Intanto Ponticelli è entrato al posto di Francesco Cascone, gli arbitri chiamano l'intervento dello spazzolone per pulire il parquet del Palasport. Una bella partita, le squadre, come abbiamo detto già in apertura, non si stanno risparmiando sin dalle prime battute iniziali, ovviamente non hanno nulla da perdere, anzi c'è tutto da guadagnare questa sera per smuovere quella che è la parte bassa della classifica. Lo ricordiamo, sono divise le due compagini da un solo punto, il Cingoli a 3 punti in classifica e il Fondi a 2, Fondi che condivide i 2 punti raccolti insieme a Fasano, Albano, Siracusa e Molteno. Qui nulla da fare per l'attacco della squadra di De Santis. Cingoli che ne approfitta in attacco, Antic fa tutto da solo, arriva anche alla conclusione, la risposta di Voliuvaz, c'era stato però il fallo fischiato dai 9 metri a favore della formazione di Sergio Palazzi che deve rincorrere il doppio svantaggio. Antic, Vincoletto, 2 su di lui, brutto fallo qui, abbiamo messo giù Giacomo Vincoletto, classe 94 del Cingoli. Ancora una volta l'intervento dello spazzolone, altrimenti il gioco non può essere ripreso. Rientra Francesco Cascone per il Fondi a dare una mano in difesa, la Dakis su Rotauro a liberare Mangoni che però perde il tempo di gioco. Antic, Vincoletto, Ladakis, giro palla della formazione marchigiana, Vincoletto, Ladakis, ancora Vincoletto, poi Antic a liberare sui sei metri, sì, Strappini che raccoglie lo splendido assist di Ivan Antic, mette dentro il pallone dell'8-7, bella azione qui costruita con calma da parte della Santarelli Cingoli che ha trovato la settima rete con il numero 19 Diego Strappini. Fondi ora
a gestire questa azione di attacco di Benedetto De Torre. Arena De Benedetto si appoggia su Zanghirati. Arena De Benedetto va giù, De Benedetto va anche alla conclusione e arriva qui un con 9 metri fischiato per la Banca Popolare Fondi, ce l'ha sembrato. L'arbitro avesse sanzionato un giocatore del Cingolo, ma forse effettivamente così è stato, perché il Cingolo è con sei uomini in campo. È stato espulso per 2 minuti, forse sospeso per 2 minuti, Ivan Antic per il fallo su De Benedetto. Ripartito nel frattempo il match qui al Palasport, il gol di Luigi Arena per la Banca Popolare Fondi, 9-7, si riporta sul più 2 la formazione rosso-blu. Cingoli nuovamente costretto a rincorrere il meno 2, Bincoletto in posizione di terzino sinistro, Latakis in posizione centrale, Rotaru, si fa vedere Bincoletto, Rotaru su Mangoni con il mancino, non sbaglia l'ala destra del Cingoli, 9-8, il Fondi è sempre avanti ma solo di 1 e adesso attacca la squadra di De Santis. È rientrato Vulic, Arena, Pennacchio, brutto pallone indirizzato a De Benedetto, non si è capito bene cosa volesse fare Pennacchio in questa occasione, fatto sta che il Fondi ha perso il pallone del possibile più 2. Ora Cingoli in campo con l'extra player, ha rinunciato al portiere vista ancora l'inferiorità numerica, Sergio Palazzi, Ladakis, il destro di Ladakis, l'ottima risposta di Voliuvaz, Ponticello ha recuperato, il Fondi con il pallone tra le mani ripiega però in difesa Cingoli e quindi adesso con la difesa schierata deve ragionare con calma la banca De Benedetto. Ancora Luigi Arena, si appoggia sul croato Ivan Vulic, giro a palla della formazione di casa, si fa vedere Cascone che si appoggia su De Benedetto, poi Vulic, De Benedetto, ancora Vulic, prova a trovare la migliore soluzione la squadra di De Santis, poi il tiro di Vulic, palla sporcata ma te che termina comunque dentro, 10-8 e più 2 per Fondi dopo 22 minuti e 30 secondi di gioco. Ladakis, Bincoletto, poi Rotaru a girare il pallone la squadra in maglia nera, Antic e poi il gol di Giacomo Bincoletto che mette dentro il pallone del 19. Arrivato anche in 2 minuti per Cascone che quindi è già a quota 2, alla prossima rischia l'espulsione definitiva dalla gara. Si riprende a giocare con il Fondi con il pallone in proprio possesso, Zanghirati, Arena, Vulic, dialogano i giocatori di De Santis, Vulic su Zanghirati, Arena all'interno per Nestor Pennacchio, Vulic nello stretto con De Benedetto che poi va al tiro forzato, la palla però termina fuori
Si salva qui Cingoli, che riparte ora con Rotaru. Con dischierato in difesa sui 6 metri. Chiamata a ragionare la squadra di Palazzi. Antic, il tiro e il palo di Antic, sfortunato questa sera. Si contano già 3-4 legni per lui, tra pali e traverse. Fondi che adesso ne può approfittare per portarsi nuovamente sul più 2. Arena, De Benedetto, Ponticella, Bulic, ancora Luigi Arena, le serpentine di Arena, che poi viene fermato in difesa da Cingoli e arriva a 9 metri, fischiato ai rossoblu. Extra player anche per Fondi, è uscito Voliuvaz, è entrato De Benedetto, quindi Fondi che rinuncia al portiere, ma deve stare attenta a possibili contropiedi, deve stare attenta a non perdere il pallone e poi rischiare possibili contropiedi. Arena, De Benedetto, Ponticella, Ivan Bulic dai 9 metri, Pennacchio che vuole liberare il mancino, però non ci riesce perché è stato ben fermato dalla difesa di maglie nere. E qui arriva il primo time out dell'incontro, chiamato da coach Sergio Palazzi sulla panchina di Cingoli. Noi andiamo con un breve spot pubblicitario. Terminate le indicazioni dei due allenatori, torniamo live qui dal Palasport di Fondi. Risultato a favore della squadra di casa che conduce sul Cingoli per 19. Una partita che in questi primi 25 minuti ci ha regalato molti gol, tante emozioni. Le squadre lottano ovviamente per allontanarsi il più presto possibile dalla zona retrocessione. E quindi non si stanno risparmiando dai primi minuti di questo incontro. Si è ripreso a giocare con il Fondi in possesso del pallone, c'è cioè la segnalazione di passivo da parte degli arbitri, quindi deve accelerare il gioco. C'è stato un fallo di Fondi in attacco, probabilmente un'entrata in area. Quindi Cingoli che è ripartito, è stato subito fermato però dalla buona difesa messa in atto dalla Banca Popolare Fondi. Antic, fallo qui del numero 8 di Cingoli, che si è fatto scorrere il pallone sul piede. Ancora un cambio palla, quindi ne approfitta Cingoli per disporsi sui 6 metri in difesa. Si prende a giocare dopo il fischio della coppia arbitrale. De Torre, posizione centrale, dialoga con Bulic, ancora i due a scambiarsi il pallone. Ponticella, si fa vedere Luigi Arena che aveva provato a cercare con un buon pallone. Ponticella è stato fermato però dalla difesa di Cingoli. Era buona l'idea di Arena per Ponticella, peccato non si sia concretizzata. Cingoli e qui spreca questa azione di attacco. È stato però un fallo fischiato neanche in 2 minuti, combinato a Luigi Arena.
quindi la Banca Popolare ancora una volta in inferiorità numerica, e ci sarà un 7 metri a favore della Santarelli Cingoli, che quindi ora ha l'opportunità di andare a pareggiare. Ancora Antic contro Boliuvaz. Le finte di Antic, sbaglia. Sbaglia Ivan Antic. Anzi no, la palla è entrata. La palla è entrata. È stato segnalato. Si sta controllando se il pallone è entrato in porta e poi uscito. Vedete l'arbitro vicino la porta. Nel frattempo sul tabellone c'è segnato il risultato di 10-10, quindi di parità. Quindi sì, è stata convalidata la rete di Ivan Antic. C'era sembrato che il pallone fosse entrato in porta e poi uscito. È stato veramente un attimo, e quindi ha dato l'illusione ottica dell'errore da parte di Antic, che però così non è stato, e quindi confermiamo 10-10 il risultato tra fondi e cingoli. E dalla panchina di fondi si sente tutta la carica di Giacinto De Santis, che urla forza forza ai suoi ragazzi. Lo sa il mister della Banca Popolare che questa è una gara molto importante per i suoi, che finora hanno collezionato solo una vittoria in campionato e pensate ben 7 sconfitte, con una partita da recuperare, lo dicevamo prima, contro Cassano Magnago. Vulic, De Torre. Vulic ha provato a servire Pennacchio, la palla è terminata però sul piede di un giocatore del Cingoli. 9 metri per fondi. Si è ripreso a giocare De Torre, si appoggia su De Benedetto. 27-20 i minuti trascorsi in questo primo tempo. Vulic, il palleggio, le finte, De Torre, De Benedetto, segnalazione di passivo, deve affrettare il tiro la squadra di fondi e lo fa con Vulic, che mette il pallone dentro. Ha trovato lo spazio Ivan Vulic e ne ha approfittato. 11-10 e quindi più uno per l'HC Fondi. Garroni, Cingoli in attacco. Antic, pallone intercettato da Vulic, può ripartire fondi, poi buon intercettamento in difesa da parte di Garroni a togliere il pallone dalle mani di Pennacchio, che stava già gustando il duello con Ansaldo. Garroni, classe 98, la terza stagione consecutiva con il Cingoli. Qui la bella rete di Ivan Antic, che mette dentro il pallone della parità. 11-11. Zizzo in posizione di ala sinistra ha preso il posto di Dario Zanghirati. De Benedetto all'indietro per De Torre. Vulic, il pallonetto di Vulic sfortunato qui, ha provato a mettere il pallone sopra le spalle di Ansaldo con un lob. Ivan Vulic, nulla da fare però dall'altra parte, il Cingoli non sbaglia. Con il numero 33 Davide Cirilli fa 12-11 e quindi si riporta in vantaggio dopo un lungo periodo la squadra allenata da Sergio Palazzi, quando manca poco meno di un minuto al termine di questo primo tempo. Vulic ora il fondi vorrà portarsi negli spogliatoi almeno con il risultato di pareggio. De Torre, mancano 25 secondi. De Torre, sporcato il suo tiro, e Ansaldo controlla il timer e poi arriva qui il time out chiamato da De Santis. Piccolo spot pubblicitario per noi.
Terminati i time out, eccoci collegati dal Palasport di Fondi. Mancano 20 secondi alla fine del primo tempo ed è il Cingoli a condurre l'incontro con il risultato di 12-11. C'era stata prima dei time out lì l'opportunità per la Banca Popolare Fondi di portarsi sulla situazione di parità, quindi sul 12-12. Ha sprecato però l'azione Fondi. Ora la palla persa da Cingoli, De Benedetto, il tiro di Benedetto, la palla termina fuori e quindi si conclude il primo tempo con il Cingoli in vantaggio sulla Banca Popolare per 12-11. Questi primi 30 minuti che ci hanno regalato diversi gol e non poche emozioni. 10 minuti di intervallo e poi ci ricolleghiamo qui su Eleven Sports dal Palasport di Fondi per il secondo tempo tra Banca Popolare e Fondi. Eccoci collegati dal Palasport di Fondi per questo secondo tempo tra Banca Popolare Fondi e Santarelli Cingoli. Il primo tempo si è concluso con il risultato di 12-11 a favore della squadra marchigiana. Ora si attende il fischio dei direttori di gara per questi secondi 30 minuti. È un primo tempo che, dicevamo, ci ha regalato in totale 23 reti. Le emozioni non sono mancate, anche se dopo un inizio particolarmente scoppiettante, poi sul finire del primo tempo le due squadre hanno un po' tirato il freno a mano. Si è ripreso intanto l'incontro con il Fondi in possesso di palla, il fallo subito fischiato alla formazione di De Santis, 9 metri, battuto da Ponticella, Vulic, Arena, De Benedetto. Ancora Arena, Ponticella che è indietreggiato a servire i tuoi compagni. Fallo in attacco qui proprio di Daniele Ponticella, può ripartire Cingoli. Antic, Rotaru, il destro di Rotaru, la palla che termina sulla gamba di Maxim Voluvas, ripartita la Banca Popolare. Arena su De Benedetto, ha provato a liberare nell'angolo Pennacchio, pallone intercettato dalla difesa di Cingoli. De Benedetto, Fondi che attacca, Vulic, Arena, De Benedetto, Vulic, circolazione di palla della formazione rossoblu. Vulic, ancora Vulic e De Benedetto nello stretto, poi lo scarico per Arena all'indietro per Piero De Benedetto, perde il pallone qui Vulic, quindi nulla da fare, vanificato l'attacco di Fondi e ne approfitta Cingoli che riparte velocemente. Il tiro di Ladakis, anzi no scusate, di Ivan Antic, pallone che è terminato ampiamente alto sopra la traversa, la conclusione qui di Vulic, la risposta di Ansaldo che ha fatto muro con il petto, estremo difensore numero 13 di Cingoli. Rotaru si è già riversato in attacco alla formazione allenata da Sergio Palazzi. Rotaru, si fa vedere Ivan Antic,
Ladakis, Antic, Rotaru. Pallone recuperato da Antic che subisce un brutto colpo da parte di Luciano Zizzo, che poi chiede subito scusa al numero 4 di Cingoli, che invita l'avversario alla calma. Qui non è facile spostare uno come Ladakis, che lo ricordiamo è alto 2 metri per un peso complessivo di 105 kg. Qui il gol di Cingoli, 13-11, e quindi più 2 per la formazione ospite. Fondi costretto a rincorrere il doppio svantaggio. Attacca ora la formazione di Giacinto De Santis, il sinistro di Pennacchio, che trova la rete del 13-12 e riporta i suoi sul meno 1. Antic, Ladakis a liberare Rotaru, le finte di Rotaru che mette il pallone sotto le gambe di Maxim Boljuvac, 14-12, e ritorna sul doppio vantaggio la Santarelli Cingoli con Alessandro Rotaru, terzino destro, classe 98 della formazione marchigiana. Un attimo di ritardo nella ripresa del gioco, si attende ovviamente il fischio da parte dei due direttori di gara. Gli arbitri si stanno consultando al tavolo di commissione. Arriva in questo momento il fischio, quindi sì che adesso può riprendere il gioco. Sono trascorsi già 3 minuti e 20 secondi nel corso di questo secondo tempo. Fondi in possesso di palla con Piero De Benedetto, lo scarico per Arena. Bulic, si fa vedere Pennacchio che si appoggia sull'argentino. Il tiro di Arena, pallone bloccato dall'intervento di Ansaldo, c'era stato però un 9 metri fischiato a favore del Fondi, che quindi permane lì in attacco. Chiamato ancora una volta l'intervento dello spazzolone per assicurare l'incolumità dei 14 giocatori presenti in campo. Si è ripreso a giocare Bulic, quindi in possesso della sfera di gioco. Arena fa girare il pallone alla formazione di casa. De Benedetto si appoggia su Arena, le serpentine di Arena, il tiro del numero 11 rosso-blu che poi va a terra. E ci sarà un 9 metri per Fondi, che continua a dare fastidio al Cingoli, anche se tra poco gli arbitri alzeranno il braccio del passivo e quindi la formazione allenata da De Santis dovrà accelerare la conclusione verso la porta. Bulic, Arena, De Benedetto, Arena, Bulic, Arena, fa girare bene il pallone Fondi e poi con una specie di svirgolata Bulic va a mettere il pallone del 14-13, fallo qui in attacco, è andato giù il numero 15 di Cingoli, Alessandro Rotaru, e gli arbitri hanno ravvisato intervento irregolare da parte di Luciano Zizzo su Rotaru. Si ripartirà tra poco quindi con un 9 metri a favore della Santarelli Cingoli, che è in vantaggio di più 1. Gli arbitri fanno riposizionare la rimessa in gioco dal punto in cui è avvenuto il fallo e si riprende adesso a giocare Rotaru. Antic, ancora Rotaru, i due dialogano nello stretto. Antic si appoggia ancora sul numero 15, Ladakis,
lo scarico per Mangoni, che viene fermato da Arena, quindi ancora 9 metri per Cingoli. Rotaru, le finte di Rotaru, la conclusione del numero 15 di Cingoli, palla che termina fuori, riparte Fondi, Bulic, Pennacchio, il servire con il mancino Bulic, pallone che si stampa sulla traversa. Veramente abbiamo perso il conto dei legni presi questa sera da entrambe le formazioni. Pensate che nel primo tempo, perché si fosse collegato solo ora, solo Antic tra le fila di Cingoli ha fatto registrare una serie di 4-5 pali, 5 legni. La conclusione qui di De Benedetto in caduta, la palla è terminata dentro, è stato però sanzionato prima un 7 metri e qui gli arbitri avrebbero potuto applicare la regola del vantaggio, perché De Benedetto comunque in caduta era riuscito a mettere dentro il pallone del 14-14, ma gli arbitri hanno preferito sanzionare il fallo regolare antecedente al gol e quindi adesso sarà sfida dei 7 metri tra Ivan Vulic e il numero 20, il portiere numero 20 di Cingoli, Mario Gentilozzi, classe 90, che ha preso il posto ora di Javier Carlo Sansaldo. Vulic contro Gentilozzi, la finta di Vulic, la seconda, si lascia ipnotizzare, poi Zizzo sulla ribattuta come un rapace d'aria. Luciano Zizzo raccoglie il pallone e lo mette alle spalle di Gentilozzi, 14-14, dopo l'errore di Vulic dei 7 metri. Ci ha pensato Zizzo a raccogliere la sfera di gioco, a mettere il pallone in porta. Qui l'intervento di Voliuvaz, può respirare Fondi, ossigeno adesso per la squadra di De Santis, anche se però sbaglia clamorosamente questa azione di contropiede con Voliuvaz a lanciare Pennacchio, palla troppo alta e imprecisa per l'ala destra fondana, e quindi ne ha approfittato Cingoli, che si è riversato in zona di attacco. Minuti e 50 trascorsi in questo secondo tempo. Cingoli con il pallone tra le mani, Pennacchio, Zizzo, il pallone per Pennacchio che però con il mancino si lascia ipnotizzare da Ansaldo, ha sbagliato un gol facile qui Nestor Pennacchio, che ha sparato centrale in bocca al portiere di Cingoli, il fallo qui. Ora la partita, gli animi in campo si stanno facendo più accesi con una serie di errori da una parte e dall'altra, e quindi le squadre si nervosiscono facilmente, perché ovviamente entrambe vogliono portarsi sulla situazione di vantaggio. Arena scivola, c'è stato un fallo però commesso su di lui, arriva un 2 minuti. Sanzionato al numero 15, anzi al numero 19, chiedo scusa, Diego Strappini. E un altro 2 minuti. Il secondo del giro di pochi secondi per Cingoli, arriva Divan Antic, quindi adesso ci sarà un 7 metri a favore della Banca Popolare Fondi. E il Cingoli che è in 5 uomini, quindi doppia inferiorità numerica per la formazione di Sergio Palazzi. Anche se chiedo scusa perché non ci sarà un 7 metri, ma ci sarà una normale rimessa in gioco dei 9 metri per Fondi, battuto in questo momento Pennacchio. Fondi che adesso deve approfittare assolutamente della doppia inferiorità numerica di Cingoli. Il mancino di Pennacchio che questa volta non sbaglia,
contro Ansaldo, mette dentro il pallone del 15-14. La formazione di De Santis. Garroni, Cingoli in attacco. De Benedetto alto su Bincoletto. Il palleggio di Giacomo Bincoletto, il destro di Bincoletto, la palla che è terminata dentro. Gran gol qui di Bincoletto, 15-15, che con il palleggio si è portato avanti tutta la difesa di Fondi e poi in caduta è andato a mettere dentro il pallone della parità. Grande azione personale del numero 2 di Cingoli. Banca Popolare ora in fase di attacco. Zizzo, il lob di Zizzo che non sbaglia. 16-15, nuovo più uno per Fondi. Fondi che però adesso deve difendersi dagli attacchi della Santarelli. 9 metri qui fischiato alla compagine ospite. Ladakis si appoggia su Bincoletto, il numero 2 di Cingoli fermato da Piero De Benedetto. 9 metri ancora per i marchigiani. Bincoletto prova a fare tutto da solo, poi serve sui 6 metri il numero 19 Diego Strappini, che viene messo giù. Anzi, si trattava, chiedo scusa, del numero 10 Filippo Mangoni. Strappini entra adesso in campo, ed è entrato anche Antic, i due quindi hanno scontato la sospensione dei 2 minuti, e il Cingoli che ritrova la parità numerica in campo, quindi si gioca nuovamente 7-7. C'era nel frattempo anche la segnalazione di passivo da parte dei direttori di gara, quindi deve andare alla conclusione immediatamente Cingoli. Garroni, il destro di Garroni che non lascia scampo a Voljuvac, palla sotto l'incrocio e arriva il 16-16. Gran gol qui sullo scadere del passivo da parte della formazione marchigiana, la bella conclusione finale di Nicolò Garroni, che con un destro sotto l'incrocio non ha lasciato praticamente scampo a Maxim Voljuvac e alla Banca Popolare Fondi, e quindi ristabilita la parità nel punteggio. Fondi adesso in attacco con Arena. Ponticella si appoggia su Bulic, ancora Luigi Arena, difende bene i Cingoli, prova a trovare gli spazi Fondi, poi ci prova con il tiro di De Benedetto, perde però il pallone, ne può approfittare il Cingoli che è ripartito. Garroni temporeggia e poi si appoggia su Antic, ancora Garroni, il tiro di Garroni, anzi no, il passaggio a liberare Mangoni, che poi però perde il pallone. Palleggio irregolare qui dell'ala destra di Cingoli, ne può approfittare Fondi, non c'è un attimo di respiro. Voljuvac lancia Zizzo che a tu per tu con Ansaldo non sbaglia, sarebbe moltissimo il portiere di Cingoli. Qui continuano le serie di errori da parte delle due squadre, da una parte e dall'altra. Il gol di Garroni sembra una partita di ping pong adesso. 17-17, ogni azione è praticamente un gol perché le due squadre si sono allungate in questi ultimi frangenti. E quindi quando sono trascorsi 11 minuti e 35 secondi nel corso di questo secondo tempo, il copione del match recita 17-17 tra Banca Popolare Fondi e Santarelli Cingoli. Fondi adesso in attacco, De Benedetto, il passaggio per Bulic, ancora De Benedetto, si appoggia su Nestor Pennacchio, dai 9 metri c'è Bulic che scarica all'indietro per l'argentino Piero De Benedetto, che prova a innescare sui 6 metri Ponticella, non ci riesce, ripartito Cingoli. Garroni, il destro di Garroni e la parata bloccata con il piedone destro da parte di Voljuvac, è ripartito Fondi qui, brutto pallone di De Benedetto per Pennacchio, pallone che non viene raccolto dall'ala fondana, e l'errore anche di Cingoli. Due squadre che adesso stanno commettendo davvero parecchi sbagli. Qui arriva il time out chiamato da Giacinto De Santis sulla partita di Fondi, e noi andiamo con un breve spot pubblicitario.
Finite le indicazioni da parte dei due tecnici, De Santis per Fondi e Sergio Palazzi per Cingoli. Tra poco si riprenderà a giocare qui al Palasport di Fondi con la squadra di casa in possesso del pallone. Condurrà l'azione di attacco, risultato di 17-17. Riprende il gioco, quasi 13 minuti in questo secondo tempo. Fondi con Buric e De Benedetto a scaricare nello stretto. Arena, il tiro di Arena, la palla termina dentro. 18-17, più uno per la Banca Popolare. Bel gol di Luigi Arena, che ha messo il pallone alle spalle di Javier Ansaldo. Cingoli ora che gestisce questo attacco con Vincoletto in posizione centrale a dialogare con Ladakis. Ladakis si sposta ora lui in cabina di regia. Antic sui semetri, ha provato a cercare Strappini, niente da fare però per la formazione di Sergio Palazzi. De Benedetto, ragiona ora Fondi con il più uno dalla propria parte. Arena in posizione centrale a dialogare con Vulic, si fa vedere Pennacchio, ancora Arena, servito De Benedetto. Arena, e qui è stato probabilmente un passi da parte di Fondi in attacco, comunque un'irregolarità. Vincoletto per Mangoni, che con il mancino non sbaglia, mette dentro il pallone del 18-18. Errore in attacco di Fondi e non se ne è lasciato scappare il Cingoli, che subito ne ha approfittato. Buric, Arena, De Benedetto, si fa vedere Zizzo che viene servito da Arena. Buric, il destro di Buric, palla che rimbalza e poi viene fermato da Ansaldo. Ripartito Cingoli, Antic, non ci sono molti spazi per lui e quindi va a prendersi un fallo dei 9 il croato numero 8 della Santarelli. Vincoletto si appoggia su Mangoni, Antic nello stretto con Ladakis, poi Vincoletto. Cambiano molto di posizione la batteria di terzini di Sergio Palazzi. Ladakis, il pallone termina con la gamba a Strappini, ma il gol è stato convalidato ugualmente. 19-18 per Cingoli. Si è visto benissimo che il pallone perso dalla Dakis è terminato sulla sua gamba destra e poi è andato a servire involontariamente, sì, Strappini. Ma da regolamento questo dice che è gol da annullare, è fallo. Gli arbitri però non hanno visto, sono andati addirittura ad ammonire il DS del Fondi Guglielmo Di Perna in panchina per le eccessive proteste. 19-18 quindi a favore della Santarelli Cingoli e Fondi, che è chiamato a rincorrere lo svantaggio. Bulic, De Benedetto, Ponticella dialogano i giocatori di Giacinto De Santis. Arena, il tiro di Arena è qui, una mezza papera di Ansaldo, che aveva per un attimo preso il pallone poi però ha varcato la linea di porta. 19-19, Antic, Ladakis esce male su di lui, Francesco Cascone che deve stare attento perché ha preso già 2 minuti e ovviamente alla terza scatta l'espulsione definitiva per lui. Qui è stato graziato dall'arbitro Francesco Cascone, classe 87.
che è ritornato a Fondi dopo l'esperienza di tanti anni fa, lui che ha giocato anche tra l'altro nelle vicinanze qui con il Gaeta. Vincoletto, ripartita l'azione di Cingoli dopo il 9 metri fischiato dai direttori Riello e Panetta. Vincoletto prova a fare tutto da solo, è andato anche la conclusione, è andato al gol, c'era stato però il fischio precedente della coppia arbitrale, quindi 9 metri ancora per Cingoli che permane in attacco. Ladakis, Vincoletto, Ladakis si appoggia su Antic, lo scarico per Garroni, Antic, ancora Ladakis, il tiro di Ladakis si oppone con il gambone, Maxim Voljovac che dice di no al giocatore greco. Qui Voljovac su Zizzo che si gira, viene messo a terra, non viene sanzionato qui il fallo dagli arbitri. Vincoletto, il tiro di Vincoletto che commette sfondo in attacco su Daniele Ponticella. Ci sarà molto da discutere a fine gara per queste decisioni da parte degli arbitri. Ovviamente da entrambe le parti. Buric, De Benedetto, Buric, Arena per Pennacchio con il mancino, il pallonetto di Nestor Pennacchio, 20-19. Preso coraggio ora Nestor Pennacchio, ex ala dell'Alba di Siracusa, e qui arriva il timeout chiamato da Sergio Palazzi sulla panchina di Cingoli e noi andiamo in pubblicità. Torniamo live dal Palasport di Fondi, il risultato è favorevole in questo momento alla formazione di casa, alla Banca Popolare che conduce sul Cingoli per 20-19, sono trascorsi quasi 18 minuti nel corso di questo secondo tempo, sarà ora il Cingoli nella ripresa di gioco ad attaccare. Pallone tra le mani di Antic, si attende solo il fischio della coppia arbitrale che arriva in questo preciso istante. Cingoli a far girare il pallone, Garroni, Vincoletto, Antic, Vincoletto, fa vedere Rotaru, Strappini, il tiro di Strappini. Palla che termina dentro, 20-20. Ristabilisce la parità Cingoli. De Torre, Arena. Ancora De Torre per Ponticella, De Benedetto. Luigi Arena, le serpentine, De Benedetto. Nulla da fare per Fondi perché si difende bene, è molto alto Cingoli. Il pallone però poi di Pennacchio, la bella imbeccata per Ponticella che da 6 metri non sbaglia, in un falso retto si è girato, è andato a mettere dentro il pallone del 20-21. Vincoletto, Antic,
Rotaru, ancora Antic, si fa vedere Bincoletto, posizione centrale Rotaru. Il tiro di Antic, pallone che termina fuori. Risultato, chiedo scusa, di 20-20, c'era stato un errore nella segnalazione del tabellone. Ponticella ancora, si gira questa volta però, si lascia ipnotizzare da Ansaldo. Mangoni, il mancino di Mangoni, palla che termina fuori. C'è stato però un fallo e ci sarà un 7 metri a favore della Santarelli Cingoli. Sul punto di battuta si porta il numero 8, Ivan Antic. Antic contro Voliuvaz, nessuna finta per il croato. Classe 98 della Santarelli Cingoli, palla che termina dentro e arriva il sorpasso della formazione ospite, 21-20. Fondi a far circolare il pallone in attacco con Luigi Arena. De Benedetto, Arena, perde il pallone per un attimo qui Fondi, poi lo riconquista. Arena, si appoggia De Benedetto su Pennacchio, poi De Benedetto, Arena, il tiro di Arena, palla sporcata che termina fuori. Ci sarà una rimessa in gioco per la Banca Popolare Fondi. De Torre, Arena, De Benedetto, ancora Arena. De Torre, il tiro di De Torre murato dalla difesa di Cingoli, qui prova a recuperare in scivolata come un gatto il pallone Antic, non ci riesce, Fondi che rimane in zona di attacco, De Torre lo scarica per Arena, poi De Benedetto a liberare Pennacchio che però si fa marcare, poi il gol di Arena del pareggio 21-21. Azione lunga, una manovra lunga da parte della Banca Popolare Fondi che però alla fine ha trovato la via del gol con Luigi Arena qui in girata. Cirilli per il Cingoli, fa 22-21, rete che viene convalidata, chiamavano un fallo dalla panchina di Fondi. Viene chiamato l'intervento dello spazzolone nel cerchio di centrocampo, quindi si attarda la ripresa in gioco. Fondi adesso che deve recuperare lo svantaggio di meno uno. Ultimi controlli da parte dei direttori di gara. Sul 40-20 dicono che non è ancora a posto, quindi ancora lì lo spazzolone lì a pulire. Ovviamente il timer in questi frangenti viene fermato, però si spezza il ritmo di gioco. Arriva ora il fischio e il Fondi può far ripartire la sua azione in attacco. Zanghirati, Bulic, De Torre, Bulic, De Torre, De Benedetto su Ivan Bulic, poi Stefano De Torre, De Benedetto per Zanghirati, pallone troppo forte però per Dario Zanghirati da parte di Piero De Benedetto, non c'è arrivato l'ala sinistra di Fondi, Antic, il tiro di Antic, pallone bloccato in due tempi da Voliuvaz. De Torre, Bulic, Fondi è ripartito, il tiro di Bulic qui un po' superficiale, provato a mettere questo pallone morbido oltre le spalle di Javier Ansaldo che però con la manovra sinistra non ha avuto particolari problemi a intercettare la sfera di gioco ed accompagnarla fuori. Poteva essere più cattivo in quest'ultima circostanza il numero 44 della Banca Popolare. Rotaru su Bincoletto.
prova a destreggiarsi con una serie di finte e poi viene fermato, e quindi 9 metri per Cingoli, che conduce sempre con il più 1. Il tiro qui di Alexandru Rotaru, forzato, palla che termina abbondantemente alta sopra la porta, difesa da Maxim Voliuvaz. Ennesima grazia concessa al Fondi, che però già diverse volte in fase di attacco ha sprecato l'opportunità di portarsi sulla situazione di pareggio. Vediamo come si concluderà questa azione. Ora Buric, marcatura su di lui alta di Rotaru, pennacchio con il mancino, palla che rimbalza e inganna Ansaldo. 22-22, e questa volta non spreca la chance di riportare il match sui binari della parità. Fondi, quando mancano 6 minuti al termine della gara, il punteggio dice 22-22, perfetta parità. Antic, Cingoli in attacco, Rotaru, vincoletto, lo scarico per Mangoni con il mancino, gran gol di Filippo Mangoni, palla potente e precisa sul secondo palo, sotto l'incrocio, nulla da fare per Voliuvaz. Bella azione, soprattutto bella finalizzazione da parte del numero 10 De Torre. Vulic, ancora Stefano De Torre, si appoggia su De Benedetto che non lascia scampo con questo destro, palo e pallone che termina dentro. 23-23, Rotaru, Antic, Cingoli con la sfera di gioco tra le mani, ancora Ivan Antic, cerca gli spazi giusti per servire Vincoletto, che poi viene fermato, prova ad andare lo stesso alla conclusione, palla è terminata fuori, voleva un fallo qui Vincoletto, ha protestato tutta la panchina di Cingoli, gli arbitri non sono stati dello stesso avviso, è rimasto a terra Giacomo Vincoletto, però gli arbitri hanno dato l'ok per la ripresa del gioco, e adesso dopo la lamentela della panchina di Cingoli l'incontro viene per un attimo fermato e l'arbitro invita Vincoletto ad accomodarsi fuori. E qui è arrivato con 2 minuti per Vincoletto per eccessiva perdita di tempo, quando gli arbitri hanno chiamato a rialzarsi era tutto a posto. Si è ripreso il gioco, pennacchio, De Benedetto, De Torre, Vulic, ancora Piero De Benedetto, Vulic, De Benedetto, le finte di De Benedetto, gran gol qui dell'argentino, ex River Plate, terzino classe 96 della Banca Popolare, è andato a fare il 24-23, qui però subito la risposta immediata di Emmanuel Adakis, 24-24, ristabilito il punteggio di parità. Quando ci avviamo ovviamente agli ultimi minuti di questo incontro, le due squadre ovviamente con un pareggio non se ne farebbero niente, entrambe vogliono i 2 punti, entrambe vogliono la vittoria. Vulic con una specie di sottomano, non si è ben capito cosa si è inventato qui Ivan Vulic, fatto sta che ha realizzato il gol del 25-24 portando il Fondi in vantaggio, 3 minuti alla fine e più 1 per la Banca Popolare. Rotaru, Antic, posizione centrale, Rotaru cerca gli spazi per infilarsi e non ci riesce, non li trova, ancora Rotaru, il destro di Rotaru fermato da Voliuvaz, chiedeva un fallo qui Cingoli, ma gli arbitri non sono stati dello stesso avviso,
Ora Fondi ha l'opportunità concreta di portarsi sul più 2. Vulic, è benedetto. Pennacchio. Ancora Vulic, si appoggia su De Torre. Vulic su De Benedetto, ancora Vulic in cabina di regia a dettare i tempi ai compagni per questa manovra di attacco. Pennacchio all'indietro per Vulic, deve avanzare però il croato De Benedetto, le finte, chiude bene gli spazi Cingoli. Arriva adesso la segnalazione di passivo, ma arriva anche il fulmine, il bolide di Ivan Vulic, che fa 26-24 quando mancano poco meno di 2 minuti al termine della partita. Arriva adesso il time out chiamato dalla panchina di Cingoli, chiamato da Sergio Palazzi. Mini spot per noi e poi ci ricolleghiamo per gli ultimi 2 minuti tra Fondi e Cingoli. Time out che giungono al termine e mentre Cingoli si dispone in campo, Fondi era ancora sotto le indicazioni di coach Giacinto De Santi. Adesso entrambe le formazioni a raccolta sul terreno di gioco. Cingoli che potrà sfruttare questo fischiato in questo momento. Se Fondi si difende bene, ovviamente poi con il contropiede e con il più 3 ha opportunità di andare a chiudere l'incontro, ma vediamo come si concluderà questa azione di attacco di Cingoli, che trova la rete con Ivan Antic. 26-25. Non ha potuto nulla qui la formazione rosso-blu contro l'avanzata di Ivan Antic, che è andato a mettere il pallone alle spalle di Boljuvac, che ora dalla propria porta guarda i suoi far girare il pallone. De Benedetto, Vulic, si fa vedere Pennacchio, lo scarico per Piero De Benedetto, il destro di De Benedetto, la buona risposta di Ansaldo che dice di no all'argentino. Ora mancano poco più di 30 secondi al termine della partita. Vediamo come si svilupperà, come si concretizzerà questa azione di Cingoli, che è sotto di 1. Antic, lo spazio, il tiro di Antic, la parata di Boljuvac, ancora 9 metri, Cingoli che staziona lì. Saranno ultimi 30 secondi di fiato sospeso. Gli arbitri chiamano l'intervento dello spazzolone. Si prende a giocare. Ultimi 20 secondi al Cardio Palma di questo incontro della 10ª giornata tra Banca Popolare e Fondi Santarelli. Cingoli, Fondi di 1, Cingoli che attacca, deve recuperare lo svantaggio la squadra di Palazzi. Antic, Ladakis, ancora Antic, il tiro di Antic, la risposta di Boljuvac, mancano 4 secondi al termine, tempo leggia Boljuvac, la partita
termina qui, arriva il suono della sirena, il Fondi che trova la seconda vittoria in campionato, lo fa nuovamente qui in casa contro Cingoli, dopo che aveva vinto nella terza giornata, nella quarta giornata contro Trieste. Due punti quindi per la formazione di Giacinto De Santis, che quindi scavalca Cingoli in classifica e si porta a 4 punti. Buona prestazione, anche se sofferta, da parte della formazione rossoblu. Non ha potuto nulla nel finale la squadra di Sergio Palazzi con gli attacchi di Latakis e Antic. La buona risposta negli ultimi secondi di Voljubac a dire di no, e quindi Fondi si aggiudica questo incontro con il risultato di 26-25. Prima di chiudere, ricordiamo velocemente i prossimi appuntamenti delle due squadre, perché il Cingoli giocherà tra 2 settimane a causa della sosta nazionali, quindi il 14 novembre in casa contro la Egon del Bolzien, invece il Fondi beneficerà del turno di riposo tra 2 settimane, Fondi che ritornerà in campo poi il 21 novembre contro Bressanone, sempre qui al Palasport. È tutto qui da Fondi, ricordiamo ancora il punteggio: Banca Popolare di Fondi batte Cingoli con il risultato di 26-25. Grazie per essere stati in compagnia, un saluto da Vittorio Pannone, buon proseguimento sui canali di Eleven Sports.